quanto, e qui concludo, alla sua dichiarata intenzione di mantenere una linea di fermezza contro la mafia, mi auguro che tale fermezza sia tenuta ferma anche nei confronti della pericolosa mafia dei colletti bianchi, che va a braccetto con la corruzione, anche se mi consenta di nutrire perplessità al riguardo, tenuto conto che il suo governo si regge sui voti di una forza politica il cui leader ha mantenuto rapporti pluriennali con i mafiosi e che ha tra i suoi soci fondatori Marcello Del. La ringrazio. Le ho dato 2 minuti in più, se vuole concluda. Concluda. Vedo che ci tengono molto che lei vada oltre i 2 minuti. Prego, concluda. Ha dato più di 2 minuti ad altri. Se lei non ci tiene, io posso concludere qui, Presidente. Evidentemente non è gradito. Senatore, le assicuro che le ho dato anche a lei, poi verificherà. Prego, concluda. Concluda. Va bene, concludo. Vale soprattutto per me, a quanto pare. Noi siamo alle nostre scelte, onorevole Meloni, e lei ha scelto da tempo da che parte stare. Certamente non dalla parte degli ultimi, non dalla parte di questa Costituzione, non dalla parte dei martiri della Resistenza, non dalla parte di coloro che per la difesa della legalità costituzionale hanno sacrificato la propria vita. Bene.